Nonostante i tempi che cambiano, nonostante la crisi del credito che secondo le recenti dichiarazioni del numero uno della BCE Mario Draghi ce la stiamo lasciando alle spalle, il bilancio 2016 del comparto assicurativo della Lega Coop, Assicoop, è positivo. A dirlo sono i numeri del conto economico di Assicoop che venerdì 19 maggio nel Palazzo Ducale di Modena, attuale sede dell'Accademia Militare, ha tenuto il settimo meeting. Un appuntamento in cui Assicoop Modena e Ferrara ha fatto il punto della situazione e alla dirigenza è stata data la possibilità di illustrare le azioni per il futuro. Per i risultati 2016, tuttavia, c'è molta soddisfazione. Sono molto positivi, abbiamo chiuso molto bene il bilancio 2016, consuntivando per la prima volta ricavi oltre i 20 milioni di euro e un risultato netto utile di oltre 1 milione 901 mila euro in linea con gli ultimi 4 esercizi, quindi diciamo un esercizio molto positivo. Una soddisfazione anche per le dirigenze rappresentate da Assi e Lega Coop Modena e Ferrara e anche dal gruppo Unipol. Perché ha consentito all'azienda di raggiungere tutti gli obiettivi, sia di produzione, sia qualitativi e sia di natura economica. Le motivazioni sono diverse. Noi nel 2010 abbiamo fatto questa integrazione con la Assicoop di Ferrara, quindi oggi siamo Assicoop Modena e Ferrara, e dobbiamo dire che anche dalla provincia di Ferrara, nonostante che sia una provincia chiaramente più debole dal punto di vista economico rispetto a Modena, però abbiamo avuto ampie soddisfazioni, stiamo crescendo, abbiamo dei buoni risultati e stiamo anche cercando di investire sul territorio. Il bilancio è sicuramente andato bene ed è un dato non scontato in una situazione economica che, per quanto sia di parziale ripresa, continua a essere difficile per molti, come abbiamo visto anche nei dati dell'Istat presentati ieri. Quindi ancora più importante riuscire a mantenere un segno positivo nel bilancio. Devo dire che in Assicoop, sono stati tra i primi a battezzare questa fusione tra Modena e Ferrara, abbiamo anche trovato una dimensione tale da poter continuare a investire nelle persone e a investire nella nostra attività in modo da presentarsi anche più forti. È pur vero che in una cornice di questo genere sarà difficile da pareggiare, ma anche a Ferrara troveremo sicuramente uno spazio qualificato quanto questo bellissimo di oggi. Siamo particolarmente soddisfatti perché i risultati del 2016 sono significativi e ci hanno consentito, nonostante il mercato sia un mercato difficile sia per la competizione che per gli effetti ancora della crisi, di ottenere dei risultati economici soddisfacenti, sia dal punto di vista degli utili prodotti, sia dal punto di vista della capacità di salvaguardare e rafforzare il patrimonio, che è altrettanto importante, sia perché i risultati ottenuti li abbiamo distribuiti in modo equilibrato, cioè riconoscendo il valore degli agenti nell'attività che fanno, riconoscendo l'apporto dei lavoratori, che è altrettanto importante, riconoscendo agli azionisti un bel dividendo che verrà distribuito la prossima settimana, e riconoscendo il fatto che attraverso la crescita di valore c'è maggiore agio per i nostri diversi portatori di interesse. Quindi siamo soddisfatti e dobbiamo continuare su questa strada. Nel corso del meeting, che da anni alterne si tiene fra Modena e Ferrara, si è parlato del futuro del mondo assicurativo. Uno studio eseguito da Astra Ricerche rivela infatti che i nuovi mercati del mondo assicurativo, soprattutto quelli di internet, hanno abbattuto i costi, ma il cliente ancora ci tiene al rapporto di fiducia con l'agente, anche se non sottovaluta il costo economico del prodotto. La parola d'ordine per il futuro dunque è evoluzione, ovvero le aziende come Assicoop devono sapere come evolversi per affrontare il futuro. Ci aspettiamo soprattutto che le strutture importanti e radicate sul territorio sappiano cambiare, perché la visione sbagliata dal nostro punto di vista come ricercatori è che esistono strutture del passato che verranno superate da quelle del futuro. Secondo noi esistono strutture del passato che sapranno evolvere e che magari radicate nel territorio con una forte conoscenza della clientela riusciranno a offrire servizi innovativi, un approccio innovativo. Le faccio un esempio banale: il digitale viene considerato qualcosa che dovrebbe far superare le vecchie compagnie di assicurazione o i vecchi agenti. La verità è che il digitale può diventare un'arma per gli agenti, un modo per rapportarsi ai clienti, per trovare nuovi clienti, per dare servizi ai clienti, per stare in contatto con loro, ad esempio per dialogare molto più velocemente con loro.
e quindi la visione deve essere più attenta, più complessa sotto questo aspetto. Non dobbiamo banalizzare e dire fra 10 anni la figura dell'agente ad esempio non ci sarà più. Poi in tutto questo, come lei stessa diceva, si colloca l'italiano medio, per così dire, che vive di difficoltà. Noi oggi ne vogliamo sottolineare almeno tre. Una è la difficoltà economica, che ben conosciamo, ma che è molto presente e grave. La seconda è una mancanza di tempo, che porta anche a scegliere soluzioni che si acquistano più velocemente, quindi con meno impegno da parte del consumatore che non vuole perdere troppo tempo. La terza è una mancanza di serenità. Beh, e se quando parliamo di assicurazioni non parliamo di serenità, cioè di uno sguardo positivo verso il futuro, perché adesso ce ne occupiamo, non stiamo parlando di niente. Quindi queste tre mancanze secondo noi possono essere da una parte una difficoltà, dall'altra parte per chi lavora in questo mondo, quello del credito, delle assicurazioni, del supporto alle famiglie in questo senso, delle grandi opportunità. Assicop, tuttavia, non è solo prodotti assicurativi, una serie di finalità sociali sono elencate nel bilancio integrato che il gruppo bancario di cui fa parte Assicop Unipol ha presentato con il bilancio 2016, ovvero un bilancio che oltre ai conti economici spiega i risvolti sociali e ambientali dell'attività di Unipol, un documento che adegua il gruppo a quanto chiede una direttiva dell'Unione Europea. Particolarmente importante questo strumento perché consente a tutti, azionisti, agenti, lavoratori, clienti, di capire meglio le risorse che l'Unipol impiega, come le impiega e dove le destina, e cioè il valore che produce, come viene distribuito, come viene articolato e in che direzione si muove. Ed è particolarmente importante perché ci aiuta tutti a capire da una parte le risorse come le impieghiamo e al tempo stesso anche vedere che c'è sì la componente economica nel lavoro che facciamo, le polizze che vendiamo, come stiamo sul mercato, ma è altrettanto importante far vedere che ad esempio per quello che riguarda l'ambiente ci preoccupiamo di ridurre le emissioni nell'atmosfera e dunque contribuiamo a ridurre l'impatto del cambiamento climatico. Si può vedere il fatto che Unipol destina alle comunità attraverso vari progetti culturali e sociali risorse importanti per aiutare il territorio a crescere, potrei continuare. Quindi lo strumento fa vedere a tutti che l'attività economica è composta di mille facce, di mille aspetti che sono tutti quanti importanti per la vita delle persone. Assicop inoltre al meeting ha voluto sottolineare come la sua attività non è soltanto incentrata alla vendita di prodotti assicurativi. Da tempo su Modena infatti sta lavorando per allacciare relazioni con istituzioni e altre organizzazioni che si occupano di cultura e presto farà la stessa cosa su Ferrara. Assicop ha infatti acquisito circa 900 opere pittoriche di artisti, molti dei quali modenesi e altri ferraresi, soprattutto del Rinascimento, andando a colmare quel vuoto che anni fa aveva un'altra realtà allacciata al mondo del credito, la Fondazione Carife. Assicop, insomma, guarda al mondo della cultura con grande interesse, senza focalizzarsi però solo sulla pittura. Noi, per dare un contributo ai territori dove siamo nati e cresciuti, abbiamo scelto questo filone, quello dell'arte, e lo stiamo perseguendo. Iniziamo, abbiamo fatto convenzioni con i musei civici, stiamo dialogando con le istituzioni in modo da portare avanti un progetto che cerchi di salvaguardare un patrimonio artistico che è disperso, perché gli artisti in quel periodo andavano via sia da Ferrara che da Modena per cercare altri lidi, Milano, Roma, Firenze, e quindi noi le stiamo cercando di raccogliere e abbiamo già messo insieme una collezione molto molto ampia e molto importante. Da quando abbiamo fatto la fusione c'è anche una serie di acquisizioni di pittori invece ferraresi e quindi vorremmo, se possibile entro quest'anno, altrimenti il prossimo anno, fare una prima esperienza anche a Ferrara esponendo parte delle opere della collezione di Assicop e valorizzando quindi anche queste forme artistiche di Ferrara e di Modena. Ai suoi dipendenti, a chi fa, insomma, aggiunge valore al vostro gruppo, che cosa si sente di dire? Sono la nostra risorsa, perché senza di loro noi non faremmo i risultati che abbiamo fatto in questi anni, perché sono anni e anni che noi raggiungiamo sempre gli obiettivi, cresciamo e facciamo dei buoni bilanci. Sicuramente legato a questo, quindi noi facciamo attività di formazione, li formiamo continuamente e oltre a questo i nostri dipendenti lo sanno che se raggiungono gli obiettivi hanno anche dei premi di natura economica che alla fine portano a casa anche loro una fetta del risultato che l'azienda poi ha ottenuto.